hanno sogni leggeri, di quelli che non fanno rumore, proprio come i loro passi. Hanno una pelliccia che li protegge dall'inverno gelido, che sempre più spesso si dirama nel cuore della gente. Qualcuno dice che a loro manchi solo la parola per assomigliare a noi esseri umani, ma si sbagliano. La comunicazione non è fatta da una manciata di parole che riempiono la bocca. Il senso di ogni pensiero è racchiuso negli occhi. Loro parlano con ciò che rappresenta la massima espressione comunicativa, lo sguardo. I limiti appartengono all'uomo, non all'animale, perché è l'uomo che fatica a decifrare i loro segnali e mai viceversa. Ma nonostante i nostri limiti, loro continuano ad amarci, convivendo con i nostri difetti e impartendoci una lezione che noi, nelle relazioni tra esseri umani, non riusciamo a mettere ancora in pratica, ovvero accettarci ed amarci nonostante le diversità. Accusiamo chi fa male, ma troppo spesso ci dimentichiamo di chi guarda con indifferenza, permettendo a questo male di continuare ad esistere. Chi colpisce con il pugno dell'ignoranza non sa distinguere il bene dal male, mentre chi asseconda il colpo guardando con una consapevole indifferenza non vuole distinguere il bene dal male. Il non sapere e il non volere sono entrambi da colpevolizzare. Il furto dell'anima è il reato più grave, soprattutto per chi si fida, come nel caso degli animali, di chi poi gliela strappa con estrema facilità. Una carezza rubata è come un patto d'amore e di fiducia, così calda da quietare le paure che il mondo riserva a chi lo vive ogni giorno. Chi viene abbandonato vive una sofferenza che ha una fine, una scadenza. Chi viene abbandonato porta con sé la certezza che un giorno troverà l'amore che sogna, mentre chi abbandona soffrirà per tutta la vita, perché il pensiero di non saper amare logora dentro e non muore mai.